e le banche ad oggi hanno bloccato un po' la cessione del credito e di conseguenza abbiamo veramente una crisi di liquidità per quanto riguarda il proseguimento dei lavori. Vicenza è la provincia veneta che più di altre paga lo scotto del super bonus. Le banche chiudono i rubinetti del credito, risultato milioni di euro congelati. La provincia di Vicenza, secondo lo Stato, secondo me sono dai 90 ai 100 milioni di euro di crediti bloccati per le imprese. E il 50% delle imprese edili rischia di chiudere in poco tempo. Soprattutto il fallimento minaccia le aziende nate proprio sulla scia del super bonus 110%. Ma anche le imprese storiche, con il blocco della cessione dei crediti, stanno avendo dei grossi problemi per fare queste cose qua, perché alla fine non c'è la liquidità per pagare i dipendenti, per pagare i materiali. Il problema è che case e condomini si trovano ora con i cantieri sospesi. Anche qui a Vicenza ho visto che alcuni ponteggi stanno iniziando a essere smontati perché magari non sono stati pagati. Vietato farsi prendere dalla disperazione, rassicura il capo degli edili, è solo questione di saper aspettare. Attendere con pazienza che venga approvato il decreto legge, del decreto rilancio il 16 luglio del 2022, in quel momento lì avremo delle regole chiare. Il problema infatti è il vortice di regole in continuo mutamento. Quando si fanno delle norme, si mettono in atto determinate attività, si devono sapere le regole del gioco.